Ciao ragazze, scusate, è la terza volta che faccio questo video, quindi ho già uscito praticamente prodotti per essere più veloce perché veramente non voglio dilungarmi, non voglio fare un video lunghissimissimissimo. Allora, questo è il video dei prodotti top e dei prodotti nì, perché ci sono solamente due prodotti nì. Allora, iniziare subito con i due prodotti nì, e sono la maschera ai semi di lino dei provenzali e lo shampoo erboristico ai semi di lino. Perché per me sono due prodotti nì? Innanzitutto io mi sono precipitata a reperire questi prodotti perché credevo che fossero due prodotti naturali guardando diversi video su YouTube, però in realtà non sono mai andata a guardare l'INCI, quindi subito prima di perdere l'autobus ho preso questi due prodotti entusiasta finalmente di averli trovati. Arrivata a casa, in realtà una delusione. Perché vado a vedere sul sito dove guardo sempre, sai cosa ti spagni, e potete vedere che lo shampoo ha diversi, proprio diversi, ma proprio tanti, pallini rossi. Per quanto riguarda invece la maschera, ne ha solamente due, si trattano di due conservanti, e quindi magari va bene, potrebbe andare. Comunque alla fine ho detto, vabbè, ormai li ho comprati, non mi vado a sprecare denaro, quindi li ho provati. Ho provato lo shampoo e sia la maschera per ben un mese e mezzo, come potete vedere, abbastanza consumato. Per ben un mese e mezzo, devo dire che l'effetto è stato ottimo, è stato ottimo, danno volume, lucentezza ai capelli, morbidissimi, soprattutto ci ho dovuto alla maschera perché in realtà senza la maschera il balsamo credo che veramente lasci dei nodi strepitosi, ma questo forse quasi come tutti gli shampoo. E quindi ragazze, solo che dopo svariati usi ho notato che al terzo o quarto giorno inizia ad apparirmi la fosfora e quindi questo non lo trovo affatto. Allora, per questo in realtà non lo trovo affatto un ottimo prodotto perché appunto mi ha provocato questa forfora che era da tantissimi tantissimi anni che io non avevo. E quindi l'unica causa io la do su questi prodotti perché appunto sono questi unici prodotti che ho utilizzato per un mese e mezzo senza alternarli ad altri. Quindi non so se sia lo shampoo, non so se sia la maschera. La maschera posso dire che funziona alla stragrande, fa i capelli morbidissimi e quindi sarà consigliata. Per chi non avrà il mio stesso problema della forfora, però mi dispiace doverli mettere nei prodotti nì, no, perché non so ragazze se in realtà vanno nei prodotti no, nì, mi dispiace un pochino, però l'INCI appunto potrebbero anche migliorarlo e questo fattore della forfora magari è solamente un problema mio. Quindi ok, poi dicevo, questo fattore ovviamente collegato alla forfora, dico che ho utilizzato il prodotto top, l'olio di jojoba, che ovviamente qua non si distingue perché l'ho messo in un sacchetto, che mi sta aiutando moltissimo con la forfora. Infatti bagno la cute con l'acqua e poi metto l'olio di jojoba e lo lascio lì per 5-10 minuti. E veramente ragazze, ho meno forfora e sta quasi andando via, quindi mi aiuta moltissimo. L'olio di jojoba anche lo metto tra i prodotti top perché lo utilizzo anche per altre funzioni. Lo utilizzo infatti anche per la sera, quando non avevo il contorno occhi, lo utilizzavo per il contorno occhi e lo mettevo anche un po' sulle ciglia, a suggerimento della signorina Rottermeier. E le ciglia veramente ragazze, forte, ne cadono veramente meno, ma proprio tantissime meno. E anche il contorno occhi, devo dire, meno delineato, diciamo, meno rugoso. Però questo in realtà lo consiglio di più in inverno perché ne è stato un po' da fastidio questo olio in viso, quindi lo straconsiglio più per l'inverno. Quindi prodotto top, olio di jojoba. Un'altra scoperta dovuta grazie alla signorina Rottermeier è l'olio di cocco. L'olio di cocco che ho comprato da Dadalindo, olio di cocco raffinato biologico, ok? Questo lo straconsiglio e poi l'olio di cocco costa pochissimo, quindi è stata una scoperta che ho fatto parecchi mesi fa, grazie alla signorina Rottermeier che io ho scoperto nel mese di ottobre-novembre all'incirca dell'anno scorso,
che si struccava con l'olio di cocco. Quindi l'olio di cocco con il quale io mi strucco è l'unico struccante che non mi fa lacrimare assolutamente gli occhi, non me li brucia. Veramente ragazze, è come se non lo sento, cioè io spalmo l'olio di cocco tranquillamente nell'occhio, mascara tutto, toglie tutto via, perché lo scioglie e tranquillamente poi con acqua calda, acqua o tonico va via e tranquillamente ragazza la stragrande. L'olio di cocco ha tantissime funzioni, lo si può utilizzare anche per la pelle, ma io ancora non l'ho utilizzato, devo dire. Lo si può utilizzare per i capelli, infatti io lo utilizzo a metà lunghezza, fino alle punte, perché ce l'ho secche e quindi me le nutre moltissimo, mi nutre tantissimi i capelli, quindi olio di cocco al top, stra 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 consigliato. Quindi togliamo l'olio di cocco, lo tolgo perché ho paura di buttarlo da qualche parte. Ah, dicevo, l'olio di cocco, che anche in realtà è difficile trasportarlo se si viaggia, però appunto basta metterlo in una piccola bottiglietta così piccolina e lo si porta tranquillamente, perché poi ne serve veramente pochissimo, quindi tranquillo. Poi in inverno invece diventa solido, quindi meglio toglierlo dalla bottiglietta, altrimenti bisogna farlo riscaldare accanto a una fonte di calore per poterlo far uscire. Quindi straconsigliato l'olio di cocco, top top top. Allora, poi rimanendo un po' in tema con i capelli, un altro prodotto di cui vi voglio parlare stra bene, perché appunto mi tocca, e anche se lo utilizzo da pochissimo, è il gel di aloe vera. In questo caso è il mio della Zuccari, o Zuccari, non so in realtà come si dica, è costato 12,50 euro. Io lo utilizzo sempre sui capelli perché ho i capelli veramente elettrici, quindi dopo averli lavati li tampono, poi li pettino, li metto un po' in ordine e poi metto questo gel sui capelli, pochissimo, ovviamente 2 nocci di capelli, poi dipende ovviamente dalla lunghezza dei capelli, e veramente ragazze diminuisce l'elettricità del capello. Questa scoperta è sempre data dalla signorina Rottermeier, guardate il suo canale perché è bellissimo. Quindi stra 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 consigliato questo gel per questo fatto dell'elettricità. Poi ovviamente in realtà lo si può utilizzare per tantissimi altri motivi, però io ultimamente ce l'ho utilizzato per ora solo per questo, quindi posso consigliarvelo solo per questo. L'elettricità ai capelli veramente molto meno elettrici, straconsigliato. Poi allora, ok, prodotti capelli, mi sembra di aver finito. Un altro prodotto che vi straconsiglio, anche se lo utilizzo da pochissimo, è l'acqua termale d'avenne, perché veramente ragazze, sotto i 40 gradi è l'unico sollievo che mi era dato proprio da questa acqua termale, che poi in realtà dai, alla fine non costa neppure tanto, perché sono 300 ml di prodotto per 11,50 euro. Se trovate anche questa che ho trovato io l'offerta, vi è anche il mini campione da 50 ml, che è ottimo per la borsetta. Quindi straconsigliata l'acqua termale, che potete utilizzare anche per tantissime altre cose che vi avevo letto, se non mi sbaglio, nel video precedente. Quindi straconsigliato, prodotto top del momento. Invece prodotti top del passato, perché in realtà è da parecchio che li utilizzo, ma forse non ve ne avevo mai parlato, sono la cremina alla rosa di Martina Gebhardt e la lozione di Martina Gebhardt. Allora, per quanto riguarda la crema, ve la mostro, però adesso è veramente inguardabile, perché in realtà dovete sapere che questa cremina è arrivata in Messico con 50 gradi, quindi ormai è inutilizzabile. Era pochissima perché ormai era arrivata alla fine. Comunque adesso è inutilizzabile, ovviamente non era così liquida, era molto più solida. È vero che è parecchio oleosa, però questa cremina la straconsiglio per chi ha la pelle secchissima in inverno, le gote proprio secchissime da far impazzire, proprio screpolata, screpolata veramente tantissimo. A me ha aiutato tantissimo. Infatti io in inverno mettevo questa sulle gote secchissime e invece sulle altre parti del viso, mento, fronte e anche naso, questa qui la lozione, perché appunto è molto 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 più leggera, quindi la straconsiglio veramente ragazze. Con queste due creme mi sono trovata benissimo. È vero che quella là un po' più liquida, non più liquida, più oleosa, è più difficile da spalmare, ce ne vuole veramente da pochissimissimissimissima, ma la straconsiglio ragazze. Io non ho avuto più problemi di secchezza. Queste creme sono adatte per chi ha la rosacea, per chi ha la pelle sensibile al freddo, al caldo, alle fonti di calore, cambiamenti
ai cambiamenti atmosferici e così via. Quindi ragazze le straconsiglio, costano un pochino. Comunque basta prendere anche le mini taglie, queste per esempio la mini taglia da 30 ml e la crema da 15, ma durano veramente 3-4 mesi, anche di più. Questa per esempio anche di più mi sta durando e non puzza, forse perché ha meno oli. Invece questa che ha più oli, appunto già diventata bruttina verso il 4 mesi e mezzo all'incirca. Quindi quando diventa brutta già capite subito che non è utilizzabile, ma le straconsiglio, sono veramente veramente ottime. Quindi prodotti top top della Martina Gebhardt, queste due cremine. Poi passo un altro prodotto per il corpo, no, un altro prodotto, l'unico prodotto per il corpo, è il deodorante. So che non è naturale, ma è l'unico deodorante che finora mi sono trovata abbastanza bene, dopo averne provati tanti, che riesce a coprire i cattivi odori. E veramente non so ragazze, finché non troverò quello giusto non lo cambierò, perché ho provato quello della Suada, ma non riesce a coprire i cattivi odori purtroppo, e quindi non lo cambio per ora. Ok, e quindi prodotto top. Poi passiamo al make-up. Quindi al make-up come prodotto top che ho utilizzato tantissimo questo inverno è la cipria della Make-up Forever, che costa tantissimo. Funziona molto molto bene, non ti rende lucida, fissa il trucco per bene, quindi stra consigliata. Vado veloce perché ragazzi non voglio annoiarvi troppo. Poi altri prodotti top di cui voglio parlarvi sono i dischetti della Fior di Magnolia, ma soprattutto ciò che voglio farvi notare è la differenza con quelli di prima, perché io li ho sempre comprati perché costano poco, 120 dischetti per meno di un euro. Voglio farvi vedere la differenza tra quelli di ora che hanno, ops, punto stavo dicendo, cioè veramente ragazze sono, vedete? Non si staccano, perché hanno la cucitura. Invece quelli di prima, che adesso vi faccio vedere, non avevano la cucitura e quindi era anche difficile staccarli. Cioè, veramente, questi invece si spaldano, come potete vedere, visto? Non hanno la cucitura. Spero che si riesca a vedere questo particolare. Quindi straconsigliati, prodotti top, Eurospin, meno di un euro, Fior di Magnolia, straconsigliati. Non cercatene altri perché questi veramente sono i migliori e anche al minor prezzo, secondo me. Altro prodotto top dell'inverno è stato il Maybelline Ciglia Finte. Fa delle ciglia strepitose, le allunga, le volumizza. Quindi io lo straconsiglio. Costa, non so, credo sulle 12-13 euro, ma io l'avevo preso in offerta a meno. Straconsiglio. L'unica pecca è che quando c'è il sole, non so perché, mi bruciano un po' gli occhi. Sicuramente non so, dovuta all'alcol o qualcos'altro. Altro mascara con cui mi trovo stra bene è quello della Benecos. Funziona bene, volumizza, le rende belle nere nere nere. Bello, mi piace tantissimo. Anche se al momento sto cercando un mascara che non abbia alcol, perché questi appunto, anche se Benecos con BDH, ha l'alcol. E mi piacerebbe provarne uno che non ce n'abbia. Prodotto top, ragazze, ricordate. Un altro prodotto Benecos che collega questo è l'Alcajal, sempre della Benecos, con il quale mi trovo stra bene. Scrive benissimo, ragazze. Io ho veramente difficoltà a trovare una matita che scriva subito e non bisogna calcare, fare. Questa mi scrive subito, ragazze. Non mi fa lacrimare gli occhi perché ho gli occhi veramente molto sensibili, una lacrimazione eccessiva a volte. Quindi questo, ragazze, mi scrive alla stragrande. Ho provato per ora solo il nero e mi trovo benissimissimo. Costa solamente 2,50 euro, così come anche il mascara, ragazze, costa pochissimo, 4,50 euro. Quindi sono dei prodotti veramente abbordabili che io compro su Ecoverde, che dopo i 40 euro di spesa sono gratis le spese. Oppure potete comprarli su Vitalabo, che le spese di spedizione sono sempre gratis, anche se comprate un solo prodotto. Due prodotti altri top è il Pencil Lip Gloss, come potete vedere devo temperarlo, e il numero 7 è un rosa nude bellissimo che io metto sulle labbra e poi metto un bel lip gloss, veramente fa un effetto strepitoso e dura anche parecchio. Due lip gloss di cui voglio parlarvi, Benecos della MAC, Lip Gloss Lavender Wind, quell'altro invece è rosa, Lavender Wind, che spero che riusciate a vederlo. Invece questo è rosè. Aspettate, non so dove sia scritto.
rosé. Ragazze, sono bellissimi. Ecco, vi ho fatto gli swatch per farveli vedere. Questo è rosé e questo accanto invece è quello lilla della MAC. Bellissimo, ragazze. Quello della MAC è stupendo. È lilla. Per chi piace il lilla non può non prenderlo. Vedete che bello. E questo invece è rosé. Bello, bello. Bello, bello. Straconsigliati perché durano parecchio. In realtà a me non durano tantissimo. Scusate per l'unghia, ma mi si è rotta. Un dolore atroce. Non so se l'avevo già detto. Quindi straconsigliati perché durano parecchio. Il colore è bello, dura. Straconsigliati. Poi quelli della Bene, come sempre, costano pochissimo. Quello della MAC, sapete, i prezzi sono molto, molto più alti. Però a volte uno spizzico, ok, va anche bene. Un altro prodotto che ho comprato in America è la NARS, e il blush Deep Throat. Ecco, si vede al contrario. Deep Throat. Lo so, ragazze, siete tutte un po' fissate con l'orgasmo, però in realtà io lì in America, essendoci 50 miliardi di blush, mi sono innamorata di questo. Ok, in realtà la telecamera, non so, spalda un po' il colore, non rende, non... Sempre, no, non riesco a farvelo vedere bene come veramente mi dispiace questo, peccato, però magari se vi interessa andate a vedere da qualche altra parte, no, viene molto più chiaro, in realtà è molto più scuro. Vedete, questo è lo swatch, stra consigliato ragazzo, un effetto bellissimo, ha pochissimi brillantini. Ha dei brillantini, non capisco perché, vediamo qui un po' più all'ombra. Ecco, qui dà un po' più effetto suo, sì. È un rosa più scuro, ci sono i brillantini. Veramente ragazze, è bellissimo, bellissimo. Io a me piace l'effetto delicato del blush, infatti lo metto con questo pennello, Ventaglio, che straconsiglio della EF. Veramente ragazza, ne metto pochissimo così e poi così delicatamente, delicatamente ne prendo poco, poi se vedo che è troppo poco ne prendo un altro po', lo straconsiglio perché è bellissimissimo per chi vuole un effetto abbastanza naturale, però bello, un effetto particolarissimo, straconsigliato. E poi l'ultimo prodotto, credo che sia l'ultimo, sì, ho finito, dei prodotti top, è questa palettina dell'Avon, questa l'ho utilizzato tantissimo, devo dire. Perché sono veramente scriventi gli ombretti, vi faccio vedere, è la palette dello Smokey Eyes, vi è il bianco che uso tantissimo anche per altri trucchi, poi c'è il rosa, poi c'è il grigio chiaro e il grigio scuro, ok ragazze, e vedete, sono veramente scriventi, quindi la straconsiglio. Sicuramente non avranno un buonicci, ragazze, True Color Smokey Eyes, però ve la straconsiglio anche perché in una piccola palettina avete tutto, quindi se la portate in viaggio.